La novità che annunciamo quest'anno è che dopo 7 anni la passione per il delitto torna a Villa Greppi. Il festival è nato nel 2002 in questo posto, questa villa, parco botanico, luogo stupendo dedicato alla cultura. Per 10 anni si è svolto qui, è cresciuto qui dentro, si è proprio strutturato in base agli spazi che avevamo a disposizione qui dentro, quindi non solo con incontri di autori che scrivono libri per adulti, per grandi, ma anche attività per bambini, dimostrazioni, mostre, momenti dedicati al cibo, tutti tematici. Negli anni si sono strutturati, hanno dato la dimensione al festival proprio grazie a questo luogo e a tutti gli spazi che ci garantiva e che avevamo a disposizione. Dopo 10 anni, per una serie di motivi organizzativi, ci siamo spostati alla Rio Fiere e noi dobbiamo veramente ringraziare tantissimo la Rio Fiere per aver accolto il festival, per averlo fatto sopravvivere, per avergli dato continuità e insomma storia in questi ulteriori 17 anni. Adesso siamo arrivati alla 18ª edizione e torniamo qui a Villa Greppi, cosa di cui siamo ovviamente molto contenti. Saremo qui il 19 e 20 ottobre, ancora con un weekend di 2 giorni come avveniva in questi ultimi anni, e sempre con una struttura che si basa come diciamo parte fondamentale libro, incontri degli autori e insomma la parte fondamentale rimane sempre la narrativa, ma con tutto quell'apporto ulteriore che dà la dimensione del festival, e quindi mostre, attività diverse, torneremo a fare qualcosa per bambini e soprattutto anche sinergie con il territorio, che sono sempre state una delle caratteristiche della manifestazione quando è nata e cresciuta qui dentro. E quindi insomma siamo molto contenti perché il festival continuerà ad esistere. Insomma, quando si parla di cultura non è sempre così scontato, perché la cultura ha bisogno di un sostegno economico, che è un sostegno a fondo perso, come sappiamo tutti, e siamo contenti di tornare a casa, che è sempre una sensazione, non so, bella, particolare.